Buongiorno a tutti, Stefano Tamiazzo, direttore artistico di Scuola Internazionale di Comics, sede di Padova, con me in condivisione schermo Fabrizio Radica, ciao Fabrizio. Ciao Stefano, ciao a tutti. E Andrea, Predari al piano di sotto, ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao. Ciao, benvenuto. Oggi con noi purtroppo non ci potrà essere Luca Mazzocco, che si occupa della parte di narrative design e tutto ciò che comporta la sceneggiatura, come esaminare, come dire, le varie tipologie di gioco, le interconnessioni tra le varie figure, ma dopo che avrò lasciato la parola ai nostri insegnanti, io linkerò in streaming un filmato dove potrete sentire dalla viva voce di registrata di Luca Mazzocco tutte le materie che affronta. Io, prima di togliermi dallo streaming, ricordo a tutti che da quest'anno c'è un bellissimo e forte upgrade del corso di game design che è diventato un biennio, ma di questo vi parleranno Fabrizio ed Andrea. Buon lavoro, ci rivediamo fra una manciata di minuti. Ciao ragazzi. Ciao Stefano, grazie. Allora, ragazzi, dunque, come diceva Stefano, quest'anno avremo questa novità che è il biennio di Unity. Il primo anno verrà affrontato lo sviluppo, o meglio, lo studio dell'interfaccia grafica di Unity, che tra l'altro ricordo che quest'anno è stata anche modificata e migliorata rispetto all'anno scorso, quindi avremo degli strumenti, dei tools migliorati, sia sotto il punto di vista della tra virgolette modellazione, dico tra virgolette perché poi vi spiego il motivo, e per quanto riguarda la gestione, per esempio, degli shader, quindi effetti grafici. Questo per quanto riguarda il primo anno. Impareremo a programmare, avremo delle basi di programmazione, e impareremo un pochino a gestire quelle che sono le animazioni e la camera. Per il discorso del secondo anno, che è una cosa completamente nuova, avremo lavoreremo in C# in maniera molto più approfondita e creeremo un gioco dalla A alla Z pronto per essere portato anche nei vari store. Chiaramente approfondiremo quello che sarà lo sviluppo per i giochi per PC, quindi anche su piattaforma Steam, e quello che può essere poi un gioco ottimizzato per console o per telefono. Quindi comunque chiaramente ci sono varianti dello stesso gioco. Capiremo, studieremo come realizzare il gioco sia per una piattaforma che per l'altra. Tornando al primo anno, noi in pratica faremo questo percorso che ci porterà a studiare l'interfaccia di Unity, quindi come funziona, quali sono le primitive, come viene gestita la fisica, perché Unity ci dà degli strumenti eccezionali per quanto riguarda la gestione della fisica. Impareremo a gestire le collisioni, avremo rudimenti base di programmazione, quindi cercheremo di capire quelli che sono, studieremo le classi e i metodi. Il metodo di accesso a queste cose sarà molto semplice, nel senso che cercheremo con gli altri docenti di parlare molto terra a terra, in modo tale da dare accesso a tutti alla programmazione. Questo perché? Perché sicuramente alcuni di voi partono magari da zero, proprio senza neanche aver mai acceso un computer, però con la voglia e la passione di poter creare un videogioco. Quindi cercheremo di lavorare proprio base. Impareremo appunto a programmare in modo semplice i nostri giochi, quindi faremo muovere i nostri oggetti, impareremo quella che è la base di intelligenza artificiale, impareremo a gestire le animazioni e importare gli oggetti creati con Blender. Faremo un micro gioco, nel senso che quello che faremo nel corso di quest'anno ci porterà a realizzare un gioco, diciamo, completo, però piccolo. Quindi, non so, impareremo a muovere gli oggetti, a importare degli asset dall'asset store di Unity, impareremo a caricare delle musiche, impareremo a fare delle collisioni, a muoverci all'interno di un ambiente, quindi impareremo a creare anche con gli strumenti che ci dà Unity un ambiente tridimensionale. Poi chiaramente attraverso Blender sarà possibile creare cose molto più complesse. Tengo a precisare una cosa, che Unity non è un ambiente di sviluppo, scusatemi, non è un ambiente di modellazione tridimensionale, quindi non sarà possibile creare, per ipotesi, la casa, il personaggio, le nuvole, le montagne e tutto il resto. Le montagne sì, ma poi vedremo, quindi comunque degli oggetti complessi. Quindi è soltanto uno strumento per assemblare quelli che sono gli elementi e creare il programma vero e proprio.
Di questo poi vi parlerà Andrea Predari del discorso della modellazione, vi spiegherà un pochino come Certo. funziona Blender, che tra l'altro è diventato ultimamente uno strumento importantissimo per Unity. Blender è diventato lo strumento numero uno per la creazione, infatti si integra facilmente, soprattutto dall'ultima versione, la versione 2.8, si integra molto facilmente con quello che è l'ambiente Unity 3D. Cos'altro? Altra cosa molto, molto importante, tengo a precisare, è che quello che noi impareremo con Unity 3D, allora noi approcceremo sicuramente l'ambiente tridimensionale, ma la maggior parte delle cose che faremo sarà facilmente applicabile, poi lo vedremo anche nel corso del nostro progetto, sarà anche applicabile al bidimensionale. Ok? Quindi alcune logiche. Se non il 99% delle logiche, sarà possibile applicarlo al 2D. Quindi faremo sicuramente ambientazioni tridimensionali, pseudo-tridimensionali, magari anche si dice in 2.5 3D, cioè 2.5D, cioè ovvero un po' isometrico, e la stessa cosa potremmo farla anche in bidimensionale, sia bidimensionale classico alla Super Mario per intenderci, che è bidimensionale ma con oggetti 3D, quindi con una camera che si muove bidimensionalmente. Quindi avremo modo di spaziare tra tipologie diverse di videogiochi. Quello che tengo a precisare è che Unity, quello che impareremo con Unity sarà, come dire, attraverso il gioco utilizzare una piattaforma che potrà essere utilizzata anche per lo sviluppo di altre applicazioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che attraverso quello che impareremo potremo fare anche configuratori, quindi nel mondo per orientarci al mondo del lavoro, potremo fare anche configuratori. Faccio l'ipotesi, ho un oggetto tridimensionale che può essere una macchina, un trattore, qualsiasi altro oggetto, noi lo possiamo configurare magari per cambiare le grafiche, cambiare elementi, le ruote, il gancio, il volante, gli interni. Quindi vediamo questo corso, dobbiamo vedere questo corso come un primo approccio al mondo del lavoro. Altra cosa importante, da quest'anno, l'anno scorso c'è stato già un primo tentativo, un primo approccio, da quest'anno lavoreremo in team. Cosa vuol dire questo? Impareremo a lavorare all'interno di un team e a sfruttare quelli che sono tutti quei tools che vengono utilizzati nelle aziende. Quindi, non so, Trello, per esempio, GitHub, quindi impareremo a fare il revisioning dei vari sorgenti, in modo tale da non perdere. Perché può succedere che magari, non so, facciamo un aggiornamento, facciamo una modifica, qualcosa, e rischiamo di perdere il lavoro pregresso. Impareremo a lavorare con i nostri colleghi, quindi creeremo una sinergia tra la classe. Quindi non ci sarà il singolo che lavorerà e farà il proprio progetto, ma si lavorerà assieme. Verremo portati tutti a lavorare. Quindi se qualcuno per qualsiasi motivo ha un task, poi vedremo che cosa vuol dire nel corso del nostro lezione, avrà un task che per qualsiasi motivo sarà il più lento, ci sarà l'altra persona che potrà aiutare, dare una mano in modo tale da portare avanti sinergicamente il nostro lavoro per arrivare ai goal e agli obiettivi che ci saremmo prefissati. Questo è molto importante ed è una cosa nuova perché oggi le aziende chiaramente vogliono che i ragazzi siano già pronti per il mondo del lavoro e con questo corso avremo tutti gli strumenti per uscirne alla grande. Tornando col discorso di Unity, i giochi che andremo a realizzare saranno molto interessanti perché ci daranno l'idea di come verrà, o soprattutto ci danno le tecniche di sviluppo su piattaforme diverse. Quindi PC cosa vuol dire? PC vuol dire sviluppare un gioco che sia ottimizzato anche per computer lenti. Perché questo? Perché chiaramente andremo a fare anche un'analisi di quelli che sono i computer attualmente in uso, quindi qual è la media. Oggi, non so, vengono utilizzati i computer PC con quad-core con, per ipotesi, una 1050 Ti, bene, faremo in modo che il nostro gioco con Unity sarà ottimizzato per queste macchine. In maniera poi scalabile, sarà possibile giocarlo anche con macchine più performanti. Facendo sempre però riferimento al fatto che il gioco deve funzionare anche con delle macchine leggermente più lente. Perché questo? Per accedere a un mercato più ampio. Impareremo anche questo. Impareremo a ottimizzare queste cose, il nostro gioco anche per mobile,
Mobile vuol dire che tantissimi effetti che magari faremo nella versione PC verranno tolti o ottimizzati o fatti con dei trucchi che venivano utilizzati anche anni fa su piattaforme più lente. Quindi, non so, trucchi che venivano utilizzati su PlayStation e PlayStation 2 per creare, non so, illuminazione senza farla necessariamente in tempo reale. Questo aiutando di molto quello che è il processore e la scheda grafica soprattutto. Niente, questo è, diciamo, il primo anno. Secondo anno sarà molto più avanzata, impareremo a utilizzare tecniche molto più complesse di programmazione, impareremo a utilizzare singleton, a utilizzare, come dire, strutture di game design, impareremo a lavorare bene con level design in modo da scrivere codice ottimizzato anche per quello che stiamo facendo. Impareremo a utilizzare fra le tecniche di intelligenza artificiale un po' più avanzata. Impareremo, o meglio, creeremo un gioco più complesso e lavoreremo essenzialmente in team. Quindi, mentre nel primo anno ognuno farà il proprio progetto e poi si lavorerà in team a un progetto unico, nel secondo anno si lavorerà essenzialmente in un progetto definito assieme. Quindi sarà un po' come lavorare all'interno di un'azienda. Progetto, timeline, scheduling, deadline, task e tutto quello che c'è dietro. Utilizzo massiccio di programmi come Trello e GitHub e poi tutto quello che ha a che fare con col mondo di Unity. Chiaramente questo vuol dire anche importare oggetti molto più complessi. E moderazione un po' più complessa anche con Blender. Quindi Completa. capiremo, esatto, quindi capiremo anche come affrontare questa cosa. A questo punto, visto che ho introdotto il discorso di Blender, dicendo che Blender è sicuramente lo strumento più importante per utilizzare da accoppiare a Unity e avendo separato il primo anno con la modellazione, che poi vi spiegherà Andrea, e il secondo anno con la modellazione un po' più avanzata. Passo, diciamo così, la palla, ad Andrea che vi spiegherà il magnifico mondo di Andrea, scusatemi, di Blender. Sì, allora, in pratica con me, per cui creeremo oggetti, personaggi, creature e ambientazione 3D che poi andremo a importare su Unity. Utilizzeremo appunto Blender, che è un programma open source gratuito e che non ha nulla da invidiare rispetto ad altri programmi a pagamento, ma anzi con i continui aggiornamenti è sempre più, come dire, performante rispetto a tutti gli altri. In più ha un nuovo motore di rendering che si chiama EVE, che è ottimizzato per il game development, per cui per Unity appunto, dove potremo vedere gli oggetti in tempo reale già colorati, già texturizzati. Ok, per cui noi partiremo dalla base, per cui dalla schermata principale di Blender, per cui andremo a vedere tutte le interfacce, come muoversi nella schermata appunto di Blender, e poi impareremo le prime cose, per cui come scolpire, qui, per esempio partiremo da un cubo. Inizieremo a utilizzare i primi strumenti come potrebbe essere appunto la scultura e vedete che da un cubo generico, una forma primitiva, possiamo andare direttamente a modellarlo, ok? A fare le forme che vogliamo, ok? Lo possiamo proprio distruggere questo cubo, possiamo proprio modellarlo come ne abbiamo voglia. Dopodiché, quando avremo imparato gli strumenti della scultura, andremo poi a vedere in dettaglio come creare un personaggio e una creatura, sempre tramite la scultura, da appunto degli oggetti semplici, per cui, per esempio, questa è una forma base, che poi andiamo man mano sempre a scolpire di più e quando ci piace la forma andiamo a creare appunto il dettaglio.
E il problema della scultura è che però il dettaglio vuol dire più facce, perché ogni oggetto 3D è composto da facce. Se noi andiamo a vedere qua, ogni triangolino non è altro che una faccia. E più facce ci sono, più l'oggetto tende a essere pesante per Unity. Per cui la scultura di per sé non andrà importata, ma dovremmo farci poi delle ulteriori modifiche. Allora, per prima cosa, dopo la scultura impareremo la modellazione, che cioè, invece di utilizzare strumenti per modellare come se fosse creta, come nella scultura, dove è un processo più artistico, nella modellazione andremo a inserire facce, estruderle, tagliarle e così via. Per cui impareremo la modellazione che è più tecnica, diciamo, ed è fondamentale per ottimizzare appunto le facce e gli oggetti che andremo a mettere in Unity. Per cui, per esempio, adesso sto facendo molto semplicemente un bicchiere molto low poly, molto 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 low poly. Impareremo a fare praticamente oggetti con la modellazione. Come poi potrà essere, non so, un barile o delle armi, sempre da mettere nei videogiochi, da importare su Unity, per poi andare a fare la cosiddetta ray topology, che non è altro che andare a prendere il dettaglio della scultura, della creatura, del personaggio che faremo, applicato la forma e andarla a fare come una seconda pelle, per ridurne i poligoni. Come vedete, rispetto all'oggetto precedente, che adesso si sta caricando, eccolo qua, ha un sacco di poligoni in più, questi triangoli sono tutti appunto facce, la ray topology ne avrà molte di meno. E avrà i cosiddetti loop che servono appunto per animare al meglio l'oggetto, il personaggio e la creatura. Posso dire una cosa in favore di Certo. questa cosa, Andrea? Allora, questa retropology, il fatto di aver, chiaramente si associa moltissimo al discorso di Unity, il fatto di avere meno poligoni, meno facce, aiuta tantissimo allo sviluppo del videogioco, a ottimizzare per computer, console o sistemi più lenti. Ok, quindi è importante, questo è un aspetto molto importante della modellazione, perché ci aiuta a creare oggetti ben definiti, anche se con poche facce, però ottimizzati per il nostro gioco. Sappiamo che alcuni giochi, magari con troppi oggetti sulla scena, poi impareremo anche a ottimizzare queste cose con Unity e soprattutto con Blender, troppi oggetti sulla scena rischiano di rallentare e collassare la macchina. Quindi questo è un aspetto Certo, importantissimo nello sviluppo del videogioco. Ecco, precisavo questa cosa perché si sposa, è fondamentale, è uno dei punti più importanti per quanto riguarda la moderazione, soprattutto l'export degli oggetti su Unity. sì, infatti nella topology noi andremo a prendere la forma della nostra scultura, ma andremo a calibrare bene quante facce avrà, nel senso non andremo a fare troppe se dobbiamo poi ottimizzarlo per Unity. Ma tutto il dettaglio che avremo nella scultura poi andrà comunque, non andrà perso, ma vedremo che tramite le texture verrà recuperato, per cui è come se avessimo praticamente tutto il dettaglio, ma con meno poligoni. Tutto qua. Per cui, Assolutamente, assolutamente. dopo aver fatto la ray topology, andremo a fare l'unwrap, che non è altro che prendere il nostro oggetto e trasportarlo in 2D come se fosse su un foglio. Okay? Faccio sempre l'esempio del mappamondo, perché praticamente il mappamondo non è altro che una sfera con sopra una mappa, che se noi l'appoggiamo su un foglio 2D ci rimane semplicemente la mappa e basta, no? La stessa cosa faremo con i personaggi, gli oggetti che andremo a creare. Per cui, se vedete, questi tagli rossi non sono altro che tagli virtuali che ho fatto nell'oggetto. E se noi adesso andiamo a vedere nel
nel 2D, l'oggetto tagliato, eccolo qua. Vediamo praticamente le mani, queste, aperte, per poter essere dipinte poi con le texture. Per cui le mani, le braccia, le gambe e il torso, sono altre queste parti qua. Per cui qua vedete le gambe, qua vedete le braccia e qua vedete il torso. E lo stesso, questa parte è fondamentale per colorare poi, per cui per texturizzare poi gli oggetti. E una volta fatto l'unwrap, andremo poi appunto a fare le texture. Per cui le texture faremo sia con Blender che con Subsys Painter, che è un programma simile a Photoshop, ma indirizzato sulle texture, appunto, per cui creiamo texture molto velocemente con Subsys e anche con Blender, così avremo anche le due scelte. E creiamo praticamente tutte le texture che servono da importare poi in Unity. La più importante è la normal map, che è quella che vi dicevo prima, per andare a prendere il dettaglio dalla scultura all'area topology. Come potete vedere, il dettaglio è rimasto e in più l'abbiamo colorato in pratica. E dopodiché, dopo aver fatto le texture, andremo a aggiungerci il rigging, cioè lo scheletro. Andiamo a fare il rigging, cioè aggiungere le ossa al nostro personaggio, che come potete vedere sono ossa, le ossa sono più semplici rispetto al corpo umano. E tramite queste poi potremo e vari procedimenti che vi farò imparare, vedremo che possiamo poi muovere il nostro personaggio tramite le ossa. Per cui adesso tolgo una funzione, ecco qua. Vedete che adesso posso muovere il braccio del personaggio perché ci ho costruito dentro le ossa. E sono queste forme ottagonali. E una volta costruite le ossa, lo andremo ad animare, per cui faremo l'idle. Il movimento come può essere la camminata, la corsa, l'attacco, e dopodiché lo importeremo in Unity. C'è una buona sinergia tra Blender e Unity, anche perché possiamo, una volta esportato il file in di solito formato FBX, in Unity lo si porta senza problemi, diciamo. E poi importeremo anche le texture e le culmineremo per avere l'oggetto finito direttamente anche in Unity. Aggiungo solo una cosa sul discorso delle animazioni da Blender a Unity. Unity ha un sistema molto, molto, molto interessante che permette l'interpolazione tra un frame e l'altro. Quindi, nel momento in cui tu crei un'animazione, crei per esempio l'idle e crei per esempio il run, quindi quando corre o che tira fuori la spada, tu puoi interpolare tra un passaggio e l'altro, quindi creando una continuità di frame tra una cosa e l'altra, tra una sequenza e l'altra. E questo è molto, molto importante poi ai fini di rendere il gioco il più fluido possibile, Possibile. oltre al fatto che puoi anche gestire in maniera diversificata il torso rispetto alle gambe. Questo lo puoi fare Esatto. attraverso Unity, anche attraverso la programmazione. Quindi un altro aspetto molto importante. Sì, e c'è sempre da tenere conto anche che quando noi andiamo a creare un oggetto, deve avere una metrica esatta. Cioè, non se creiamo un oggetto, per esempio, una macchina, se la creiamo di 3 metri, avrà un certo peso, una certa fisica su Unity. Se la creiamo di 18 metri, Assolutamente. avrà un altro tipo di fisica, sarà ovviamente molto più pesante. E oltre a questo, per utilizzare Blender, sarebbe meglio avere un computer di fascia medio-bassa, cioè comunque non deve essere troppo performante, ma diciamo che per farlo andare velocemente, una 1060, una GTX 1060 può andare bene. Cosa dici, Fabrizio?
Sì, diciamo che allora per far girare bene Unity e Blender per lavorare, diciamo, in maniera abbastanza tranquilla, non dico per lo sviluppo di un AAA al momento, un computer, un i5 anche di ultima generazione con integrata o comunque una scheda, anche una 1050 Ti, 1050, 1050 Ti, ti permette di lavorare molto bene con questi strumenti e sviluppare agevolmente. Tieni presente che Blender, col fatto che l'accelerazione anche, tenete presente che anche Blender, col fatto che l'accelerazione per quanto riguarda il rendering, anche una 1050, ma anche la vecchia generazione di 960, 970 o 980 GTX, funzionano perfettamente con questi ambienti. L'unica nota che mi permetto di fare è quella di avere un quantitativo di RAM diciamo un po' più evoluto, diciamo che una macchina con 8 giga di RAM, lavorare con Blender e Unity aperti contemporaneamente non è proprio il massimo. Io punterei su una macchina con 16 giga, ma se avete un computer che ha anche 3, 4, 5 anni con queste caratteristiche, potete già cominciare, potete lavorare agevolmente con, sia con Unity che con Blender. Bene, Questo è quanto. qua ho finito e Perfetto. Io mi sono aggiunto solo perché abbiamo 3-4 minuti, 3-4 minuti finali. E, al limite, Fabrizio, se vuoi aggiungere una chiosa finale riguardo alle esperienze degli anni passati, e poi passiamo la palla a Carlo Più, che aggiungerò fra poco in streaming per la diretta dedicata al concept, perché ovviamente anche tu larga esperienza di insegnamento negli anni. allora, riguardo agli anni passati, posso dire che è stato un. I ragazzi hanno fatto dei lavori, soprattutto l'ultimo anno è stato un anno incredibile perché abbiamo realizzato un gioco praticamente completo con i ragazzi, partendo anche con persone che non sapevano niente, niente di programmazione. Quindi siamo riusciti a ricreare un gioco, a creare un affiatamento di gruppo. Quindi per lavorare in team, che è stato veramente incredibile. È stata un'esperienza anche con questi ragazzi spettacolare. Spero, insomma, che anche quest'anno, l'anno il nuovo anno accademico, possa ripetersi in questo modo. Ripeto, è stato fantastico perché siamo riusciti a dare le nozioni di programmazione, nozioni di base anche a persone che non. Quindi non abbiate, parlo con voi ragazzi che avete paura, che avete magari paura a programmare, sappiate che sarà una passeggiata, sarà molto, 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 molto divertente. Sì, questa precisazione è molto importante perché in realtà tutti i nostri corsi, in realtà di qualsiasi durata e tipologia, hanno la peculiarità di iniziare da zero, che è Sì. una cosa importantissima perché toglie, come dire, un po' di quella pressione che quasi tutti ormai sentono fortissima, come se dovessero immediatamente, nel giro di un quarto d'ora, essere dei mega professionisti. E ovviamente, si Guarda, parte da direttamente fallendo con questo tipo di mentalità. È un lavoro lungo, c'è il computer, ma non fa lui il lavoro al posto vostro. no, è una cosa che è rimasta negli anni 70. Ma cosa sei un programmatore? Sì, ma tanto fa tutto il computer. No, non è così. Comunque, per dar manforte ancora a questa cosa, io ricordo ancora i primi giorni dell'anno del corso che è appena concluso qualche mese fa, i ragazzi che mi chiedevano. Guarda, io non so programmare, non lo so, erano demoralizzati proprio fin da subito. Invece no, poi alla fine sono usciti a creare un gioco loro. Quindi a fine corso hanno creato il loro gioco con Unity. Quindi questo è. Benissimo, io vi ricordo e ricordo a tutti quanti che domani avremo la presentazione dei corsi triennali, che sono i corsi classici di Scuola Comics, ma soprattutto domenica 6 settembre rientreremo con un Open Day in sede, ovviamente con tutte le regole di distanziamento, eccetera, eccetera. E io approfitto a questo punto, visto che siamo arrivati proprio allo scadere, per salutare Andrea Predari, Fabrizio Radica per il loro impegno e sempre per la passione profusa. Salutiamo anche Luca Mazzocco che probabilmente ci rivedrà in differita e vi Assolutamente. aggiungo a breve Carlo Più. Ragazzi, buona giornata Buona e noi giornata. Ci cominciamo. vediamo in classe, ragazzi. Ci Ciao.
si spera. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao a tutti, ciao. Benissimo, e qui in tempo 2 secondi. Ecco qui Carlo Piu. Ciao Carlo. Sembrava una minaccia quel ci rivediamo in classe, no? E invece forse una volta era una minaccia, adesso invece adesso è quasi invece... Che bello andare a scuola. Carlo, io ti lascio, come dire, campo libero riguardo al corso, certo, di concept art, e ci rivediamo, e ovviamente se devi condividere qualcosa... Sì, ti farò un cenno quando vorrò condividere lo schermo, ti ringrazio. Benissimo, ci sentiamo fra una mezz'oretta scarsa. Ok, perfetto. Allora intanto ringrazio tutti quelli che stanno guardando questa diretta e poi magari anche non più lo streaming ma la registrazione, per l'interesse, diciamo, rivolto verso il corso di Concept Art che adesso mi appresto a presentarvi. Il Concept Artist è quella nuova, se vogliamo definirla così, branca dell'illustrazione o comunque del professionismo dal punto di vista dell'illustrazione, che si occupa di creare contenuti che poi, nel caso specifico di questo corso, vanno a finire all'interno di un videogioco. Quali sono questi contenuti? Beh, tutti quelli che servono per fare sì che l'idea di un game designer, avete già appena assistito alla presentazione del corso relativo, possono trovare una forma e una rappresentazione. Prima, attraverso l'opera appunto del concept artist, sotto forma di opera pittorica, pittorica digitale nello specifico, e poi successivamente nei passaggi ulteriori trovare, come dire, una forma tridimensionale ad opera di un 3D artist. Quindi, quali sono i contenuti che vengono effettivamente creati dal punto di vista di un concept artist? Sostanzialmente tutto, perché la prassi vuole che il game designer abbia in mente una meccanica di gioco, abbia in mente una storyline, una, diciamo, una porzione di storia che vuole sviluppare, sta poi appunto al concept art riuscire ad estrapolare quella che poi visivamente dovrà rappresentare l'idea del game designer. E quindi passiamo dai personaggi, che normalmente vengono sempre citati per primi perché sono d'altra parte i nostri avatar di gioco, quindi sono la rappresentazione, se vogliamo, la trasposizione, il transfer che il giocatore fa all'interno del gioco per vivere l'esperienza del gioco. Ma non solo, quindi anche tutti gli NPC, quindi i personaggi non giocanti, se vogliamo, piuttosto che i cattivoni, per quanto riguarda anche i giochi, che beneficiano spesso di un nemico ben caratterizzato e ben realizzato per poter, come dire, catturare l'attenzione, la voglia di chi gioca. C'è poi la parte, ovviamente, di creature design, seconda ma non meno importante, a mio avviso, della precedente, perché diciamo che i nuovi mezzi tecnologici consentono nei videogiochi, ma non solo, penso anche al cinema, all'animazione, di creare dei mondi fantastici a partire da zero e abitarli con creature fantastiche. Mai come in questi anni, diciamo, la produzione si appunto videoludica piuttosto che cinematografica si, come dire, tenta continuamente di innovare, di ricercare novità, di creare elementi originali, soprattutto nell'ambito di quello che è il creature design, ad esempio. Vi sarà capitato, penso, negli ultimi 10 anni tra videogiochi e videogame, probabilmente di aver visto 70 diverse declinazioni di quello che può essere un drago, dallo Smaug cinematografico a qualsiasi altro drago che trovate all'interno di videogiochi, ma non sono, penso anche ai giochi da tavolo che stanno rivivendo questa sorta di rivampata passione dal punto di vista dei loro utilizzatori. E quindi questi 80 necessità di essere originali. Come farlo? Beh, questo è sostanzialmente la parte complessa della questione, perché ovviamente
complessa, la parte che necessita di un po' di metodo, ed è quello che vi spiegheremo anche durante il corso, per riuscire a far sì che il vostro drago sia al contempo originale, credibile, ma soprattutto legato alle necessità del gioco. Sottolineo quest'ultima parte della necessità di legare le proprie creature alle necessità del gioco, perché è un elemento che contraddistingue una buona concept art rispetto a quella che invece può essere semplicemente una buona illustrazione digitale o meno. Oltre al creature design, ovviamente ho citato i mondi fantastici che possono essere creati all'interno per produrre un nuovo gioco o una nuova avventura di qualsiasi tipo. Ovviamente anche l'environment gioca la sua parte, quindi l'environment design fa parte assolutamente di tutto quello che serve poi a un concept artist per lavorare in questo settore, e di fatto ovviamente il corso propone anche questo tipo di studio, questo tipo di approfondimento. Anche in questo caso, Castelli, quanti ne avete visti negli ultimi 10 anni della vostra vita videoludica o di amanti del cinema? Ne avrete visti a centinaia di volanti, di sotterranei, di ribaltati dal basso verso l'alto e via dicendo. Ovviamente, anche in questo caso, una buona concept art fa sì di prendere, come dire, nota di tutto quello che si muove attorno al mondo dei videogiochi e quindi della rappresentazione, in questo caso del castello, però di come dire, riprendere quell'idea, rimasticarla, ripresentarla con una dose di originalità, con elementi nuovi che facciano sì che questo castello sembri diverso da tutti gli altri e possibilmente anche il più bello di tutti. Oltre, ovviamente io sto parlando adesso di alcune delle sezioni del corso che dette così possono magari spaventare coloro i quali non fossero, come dire, già predisposti al disegno o comunque alla pittura digitale nel caso specifico. Ovviamente il corso non partirà facendovi fare dei draghi e dei castelli, il corso partirà dalle basi che servono per raggiungere quegli elementi, sia dal punto di vista del disegno vero e proprio, sia dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti, in questo caso Photoshop, per ottenere questi risultati. Quindi il corso parte in realtà non con queste sezioni che vi ho nominato, e ve ne citerò delle altre più tardi, ma parte proprio con le basi del disegno. In particolare io mi occupo di uno di questi segmenti basilari, parlo del disegno della figura e della prospettiva, che sono sostanzialmente, li troverete quasi in ogni corso della scuola, perché sono alla base della realizzazione grafica di qualunque cosa. La figura ovviamente può spaventare chi, anche in questo caso, chi non ha mai preso in considerazione di disegnare nel corso della propria vita, magari si avvicina a questo corso più per la volontà di mettere su carta qualcosa che gli frulla in testa da tantissimo tempo, o vuole effettivamente diventare un concept artist per ovviamente un progetto non suo, e che, come dire, vedendo anche l'evoluzione dei videogame, scommette che ci sarà una crescita ulteriore nei prossimi anni, e questo ovviamente è, a mio avviso, scontato. Probabilmente verrà un giorno in cui passeremo più tempo attaccati al nostro visore Oculus o simili rispetto al tempo che passeremo per strada a passeggiare con le altre persone. E questa, diciamo, lockdown aiuta anche in questo senso, effettivamente. Comunque, sostanzialmente, riprendendo il filo del discorso, il disegno della figura, anche in questo caso, non viene fatta partendo da copiatemi un'anatomia iperrealistica e morta lì. Si tratta di costruire un metodo di realizzazione che in questo caso sarà finalizzato alla figura, ma poi vedrete tornerà per il disegno delle creature, tornerà per il disegno degli ambienti e via dicendo, che si basa sostanzialmente, perlomeno diciamo a prima, diciamo di prima, di pr- in prima battuta, dell'utilizzo di forme base. Poi nella concept art non è necessariamente
indispensabile partire dall'aspetto volumetrico della figura o del soggetto che stiamo realizzando. Si può avere un approccio più pittorico legato appunto all'utilizzo ad esempio del value painting piuttosto che di altre tecniche più legate alla pittura digitale, ma sostanzialmente per iniziare una buona base volumetrica per realizzare i nostri soggetti è fondamentale, perché questa ci consente di creare personaggi, costruzioni, castelli, draghi, quello che volete, che risultino credibili, che abbiano un volume, una credibilità e che siano anche esteticamente piacevoli. Il corso ovviamente non si limita al disegno, al pure semplice disegno di una figura, ma proprio allo studio anche anatomico di quest'ultima, perché lo vedrete anche successivamente facendo ad esempio la parte di creature design con il mio collega Alberto Dallago. Molti elementi dell'anatomia umana vengono poi tradotti tramite una comparazione, quindi parliamo di anatomia comparata, anche sulle creature le più fantastiche che possiate immaginare. Questo sempre per una necessità legata al rendere credibili e interessanti i vostri design. La credibilità, o meglio, il riuscire a far credere al giocatore che quel drago effettivamente possa esistere, passa anche attraverso uno studio anatomico accurato di questo drago. Poi la figura ovviamente viene studiata sia dal punto di vista statico che dinamico e quindi si può anche, come dire, andare a creare appunto quell'idea di dinamismo che in un gioco è necessaria, e per questo stesso motivo è necessaria anche all'interno della concept art che sta alla base di questo gioco. La parte di prospettive invece è una parte che si allaccia principalmente all'aspetto delle ambientazioni. La farete inizialmente con me da un punto di vista magari più semplificato, legato alla percezione visiva, quindi alla percezione delle distanze inizialmente, a cui aggiungeremo la fantomatica prospettiva lineare, e di lì in poi andare a sviluppare poi tutti gli strumenti che servono per rendere la profondità all'interno di un dipinto che in realtà è del tutto privo, nel caso della pittura digitale, di un qualsiasi tipo di spessore. Lavorando in tecniche tradizionali ovviamente potreste valutare lo spessore infinitesimale del foglio come elemento da tenere in considerazione, non funziona, ve lo assicuro, però nel digitale effettivamente anche questo supporto perde totalmente di spessore. E non è un caso che io abbia citato in questo momento l'aspetto del disegno tradizionale. In realtà il corso parte da un livello talmente base che la primissima lezione sarà effettivamente realizzata completamente con tecniche tradizionali. Vi chiederò di portare dei fogli di carta, delle matite, una gomma, pane possibilmente, per entrare nel mondo di queste volumetrie, di queste forme semplici, perché secondo me è indispensabile passare sempre attraverso o comunque avere sempre un contatto con l'elemento tradizionale del disegno, perché in realtà per quanto l'interfaccia meccanica, se vogliamo, comunque l'interfaccia digitale sia sempre più moderna, sempre più simile alla simulazione della carta e della matita che vi scorre sopra, è anche vero che il rapporto che noi abbiamo con un elemento reale che si trova davanti ai nostri occhi è totalmente diverso rispetto a quello che viene trasdotto dal computer, e secondariamente perché parto dalla convinzione e dalla quasi assoluta certezza che non tutti coloro i quali frequentano il corso abbiano effettivamente esperienza nell'utilizzo non solo del software Photoshop ma anche della tavoletta, quindi impareremo nelle primissime lezioni anche la cosiddetta coordinazione oculo-manuale, che nel caso del disegno digitale fatto su tavoletta significa muovere un cursore distante rispetto a dove effettivamente stiamo appoggiando
appoggiando la nostra mano e la nostra penna. A scuola utilizziamo strumenti assolutamente professionali, tutta la classe è fornita di computer Mac dotati dei software, tutta la suite di Adobe perfettamente aggiornata, nonostante in realtà ne andiamo ad usare massimo 2-3 programmi, però sostanzialmente optiamo per utilizzare il classico approccio con la tavoletta sul tavolo, in questo caso una Wacom Intuos Pro, e a non utilizzare come dire, strumenti come diciamo digital tablet a schermo, tipo le Cintiq per intenderci. Questo perché partiamo ancora una volta dalla presunzione che come dire, per poter cominciare a lavorare in questo settore e cominciare anche dal punto di vista scolastico ad imparare, non sia necessario fare una spesa esorbitante legata proprio all'acquisto di una tavoletta con schermo, ma si possa lavorare professionalmente anche solo con una semplice tavoletta tradizionale. E per la mia esperienza professionale, personale, nel 90% degli studi con cui ho collaborato e con cui ho lavorato, questa è sempre stata la scelta primaria. Ora io sono dotato anche degli altri strumenti che posso anche, diciamo, mettere a disposizione ogni tanto in classe per poterli provare, per avere un'idea di come funzionano, però sostanzialmente la tavoletta rimane un elemento assolutamente, diciamo, diffuso ovunque, e quindi imparare a usare quella è indispensabile per poter essere, come dire, il più possibile elastici dal punto di vista professionale. Dicevo, non solo l'aspetto hardware, quindi la penna grafica e la tavoletta digitale, ma anche l'aspetto del software non viene sottovalutato. Il corso parte con Photoshop, anzi tutto il corso si basa sull'utilizzo di Photoshop. Ci sono un'infinità di software alternativi molto simili, alcuni sovrapponibili quasi completamente a Photoshop, e quindi poi sarà un po' la scelta di chiunque volesse provare alternative farlo, però Photoshop rimane, penso rimarrà ancora relativamente a lungo, il software d'elezione per questo tipo di prodotti. Quindi anche qui Photoshop viene, come dire, presentato dalle basi, dal mio collega Massimo Malosso, che si occuperà proprio di portare tutti gli allievi dalla prima fase di introduzione al software fino all'utilizzo sostanzialmente di qualsiasi tipo di strumento all'interno di questo software. Vi assicuro che per quanto voi possiate conoscere ogni tipologia di strumento, ogni tipologia di funzione di Photoshop, alla fine lavorativamente non ne userete, penso, nemmeno il 10%, perché è un software veramente enorme, e dal punto di vista del vero utilizzo in realtà serve sostanzialmente una parte limitata di tutte queste funzioni. Dicevo, a cosa serve Photoshop? Serve perché, come dire, potremmo fare concept art anche, diciamo, utilizzando metodi tradizionali, volendo, lo si è fatto per decenni. Tutti i film che avete visto prima dell'avvento dell'era digitale, che richiedevano un elemento da costruire da zero, comunque da inventare in maniera originale, sono stati sempre utilizzati dei concept artist che utilizzassero metodi tradizionali. Se pensate ad esempio a Blade Runner, tutto quello che sono i personaggi, gli elementi fantascientifici, la città stessa, sono tutti elementi che sono stati prima espressi con una penna su un foglio da fior fior di artisti. Ora ovviamente che i nuovi mezzi tecnologici lo consentono, praticamente tutta la concept art viene fatta in digitale. Perché questo? Perché ovviamente la concept art dal punto di vista, diciamo, produttivo, industriale, se vogliamo, è effettivamente un processo di lavoro iterativo. Cosa significa iterativo? Significa che
È quasi un progetto che avviene prima per selezione e poi per accumulazione e modifica. Quindi si comincia selezionando i design che sono più interessanti e poi via via ad ogni singola iterazione si vanno ad aggiungere o modificare elementi fino ad ottenere quello che effettivamente si vuole. Pensare di farlo con metodi tradizionali significherebbe perdere moltissime ore. I metodi invece digitali che ci vengono offerti oggigiorno consentono di fare il medesimo lavoro in maniera efficace, anche più efficace rispetto a quelli tradizionali, ci consente di fare tutto questo nel giro di pochissimo tempo. Il concept artist in particolare è una figura che deve riuscire a bilanciare molto bene l'aspetto della qualità del lavoro con l'aspetto della velocità. Non sempre queste due cose devono essere portate al massimo livello, molto spesso è meglio, soprattutto nelle fasi iniziali, lavorare in termini di velocità per poi andare solo nelle fasi finali, quando il design è già stabilito e si tratta solo di realizzare ad esempio quella che è la promo art, altra sezione del nostro corso. Ecco, in questo caso si diventa una necessità, come dire, aumentare notevolmente la qualità del proprio lavoro. Considerate che, parlando di concept art, voi spesso cercando su internet quello che andate a visionare, cercando su Google concept art, non è reale concept art, ma è promo art, cioè sono tutte quelle immagini che trapelano, se vogliamo, in maniera molto furba dalle software house, dagli studi di produzione, che non sono concept art perché sono già elementi finiti, dipinti digitali finiti, studi definitivi che da un punto di vista, diciamo, della concept art sono solo l'ultimissima fase, il 2% di tutto il lavoro, ma dal punto di vista della promozione di videogiochi invece sono indispensabili perché sono quegli elementi che fanno, come dire, venire l'acquolina in bocca ai futuri fruitori del gioco in questo caso. Quindi passare dalla pittura tradizionale, dal disegno tradizionale al digital painting comporta ovviamente tutti questi vantaggi dal punto di vista produttivo. Fatto salvo però che rimangono in piedi tutte le regole che afferiscono all'illustrazione o comunque al disegno, alla produzione, diciamo, di immagini, esattamente come farebbe per un dipinto ad olio piuttosto che appunto a un dipinto digitale. Quindi all'interno del corso, ovviamente, al di là delle sezioni singole legate agli elementi di un progetto, agli elementi di un videogioco, il digital painting come proprio pittura digitale viene portata avanti utilizzando al contempo le regole che stanno alla base di qualsiasi tipo di realizzazione appunto grafica o pittorica. Penso ad esempio allo studio della luce piuttosto che allo studio della teoria del colore, governare il mood di un'immagine utilizzando le luci piuttosto che appunto determinate fonti luminose, calde o fredde o entrambe, per ottenere un risultato ottimale. Tutte queste cose qui ci vengono insegnate praticamente da secoli, ci arrivano da una tradizione secolare di pittura tradizionale, però vengono ovviamente utilizzate anche nella pittura digitale che studieremo all'interno del corso di concept art. Vi ho citato prima character design, creature design, environment design. Ovviamente sono tre delle, come dire, innumerevoli branche e sottobranche relative al non solo al corso, ma alla professione del concept artist. Aggiungo mecha design, ad esempio. Mecha design è tutto quello che riguarda la creazione di strutture meccaniche, elementi meccanici che servono effettivamente per per rendere un gioco magari futuristico più interessante, credibile e bello. Non farei correre il mio eroe, il mio avatar, il me stesso digitale armato di tutto punto su una panda. Ovviamente potrebbe essere una panda, ma sarebbe una panda modificata da un concept artist, da un
mecha design artist, talmente bella, talmente figa da poter dire sì, effettivamente è la cosa migliore che potesse capitare al mio avatar videoludico. Ovviamente anche in questo caso, perché è interessante parlare ad esempio di mecha design o di props design o di interior design, perché dicevamo protagonisti e creature e ambiente nel suo complesso sono elementi indispensabili e fondamentali, ma in realtà poi, come si dice, il diavolo sta nel dettaglio, e quindi prendiamo il caso del props design piuttosto che dell'interior design, che sono altre due sezioni che verranno snocciolate durante il corso. Props design sostanzialmente è tutto ciò che riguarda accessori, armi, elementi di fondale che prevedano un'interazione, che comunque siano effettivamente di notevole importanza. E quindi cosa vuol dire fare un buon props design? Significa dare una spada decente al nostro personaggio. Talvolta il design è talmente buono da diventare iconico e indissolubilmente legato al personaggio, al gioco, e quindi il dettaglio dell'arma in questo caso diventa, come dire, una chiave indispensabile per riconoscere il gioco e goderne al massimo. Ma ancora l'interior design, vogliamo creare un gioco in cui il nostro protagonista è un detective hard-boiled noir che deve affrontare un'avventura grafica magari in una New York malfamata degli anni 20? Benissimo, come fatto il suo studio di investigazioni? Ovviamente l'interior design in quel caso non è solamente creare una stanza che sia credibile, ma è creare una stanza che sia credibile e che sia la rappresentazione del nostro personaggio, e quindi tutti gli elementi che possono aiutare in questo senso tornano utili. Ricordatevi sempre che la concept art è indissolubilmente legata al gioco e al suo contenuto, quindi scordatevi l'ipotesi di poter affrontare, come dire, un percorso produttivo per un videogioco o qualsiasi altro tipo di produzione che richieda un concept artist, non attenendovi strettamente a quello che sono il look and feel di questo gioco, piuttosto che le necessità di meccaniche di gioco. Spada troppo grande, spada troppo piccola. Ovviamente, per quanto bella può essere la spada di 2 metri che avete realizzato, il gioco non prevede una meccanica tale che consenta di utilizzarla, e quindi l'idea viene automaticamente scartata. È importante, ciao Stefano, è ciao. Importante, come dire, tenere sempre questo elemento, come dire, a portata di testa quando si realizza qualcosa. Non sono riuscito ancora a mostrare niente. Magari, abbiamo in realtà 2-3 minuti, ma ecco, se mi concedi proprio 2 minuti, vado magari in presentazione. Ecco qua. Intanto, giusto mentre cerchiamo di condividere le immagini, ricordiamo anche poi ai nostri futuri allievi che alla fine di ogni anno c'è la possibilità, c'è il fatto che verrà visionato un book che sarà poi il loro, come dire, la loro cartina al tornasolo per presentare i propri lavori. Prego, abbiamo ancora un paio di minuti scarsi. Sì, guarda, molto velocemente prendo, come dire, uno degli elementi di cui ho parlato poc'anzi, cioè il character design. Come vedete, questa è la prima fase di interazione con il nostro design, una creazione di silhouette. Perché creiamo silhouette? Perché sono immediatamente realizzabili. Ciascuna di queste silhouette può richiedere, 12 secondi al massimo, ma per farla proprio grossa. Però sostanzialmente ci dà un'idea, un impatto grafico immediato. Il contrasto è elevatissimo, per le regole della percezione leggiamo benissimo il bianco sul nero e viceversa, e quindi immediatamente riusciamo a creare nella nostra testa una sorta di lettura di quello che appare in queste immagini. Non sappiamo ancora nessun tipo di dettaglio, però questo già ci consente in pochissimi minuti di avere effettivamente 20 alternative su cui poter lavorare. Poi ovviamente i characters devono essere sviluppati completamente, queste silhouette si trasformano, diventano cosiddette thumbnail, quindi degli studi preliminari via via
più definiti fino a diventare poi il disegno definitivo. Ricordo che il processo è, come dire, accumulativo, iterativo, quindi le modifiche avvengono anche mano a mano nel corso della, della realizzazione. Però poi quando si raggiunge il dettaglio voluto e si realizza il personaggio definitivo, lì bisogna attenersi religiosamente a quel design. E infatti dopo il 3D Artist dovrà prendersi effettivamente l'onere e l'onore di creare una cosa il più diciamo simile possibile, identica possibile a quello che è stato presentato dal, dal concept artist. Poi, come vedete, vi avevo anticipato la teoria del colore, come si complementa ad esempio uno studio del character utilizzando degli schemi colore. Non tutti i colori possono stare sostenersi, diciamo, vicenda assieme in uno stesso personaggio, e ciascun colore ha una valenza psicologica, emotiva, diversa, che fa sì che il nostro personaggio possa esprimersi anche attraverso il proprio modo di vestire. Creature design, l'abbiamo visto prima, anche qui il procedimento è molto simile. In questo caso, soprattutto al secondo anno, si affronta nel creature design l'aspetto anche del... del rendering dei materiali, quindi imparare a fare rendering dei materiali non su, diciamo, elementi come dire, slegati da un gioco, ma proprio direttamente sulle proprie creature, i propri appunto figli, se vogliamo, artistici. Environment, vedete, il procedimento è molto simile, con un value painting in scala di grigi, come potete vedere a sinistra, fino ad arrivare a studi di colore sulla destra, vedete, in realtà molto semplici, però estremamente comunicativi, per poi ovviamente realizzare il fantomatico castello più fico di tutti, è assolutamente originale e incredibile. Vi ricordo, queste sono pagine prese da un'infinità di giochi e di altre tipologie di prodotto videoludico e non, che però dimostrano, come dire, il lavoro che c'è dietro alla creazione di un videogioco. Ah, ultimo, ma non per ultimo, ovviamente non dipingeremo sempre come dei pittori rinascimentali con la nostra tavoletta, però ovviamente faremo anche largo uso di tutte le nuove tecnologie che ci vengono, come dire, regalate dai nuovi software. Penso ad esempio al matte painting o al photobashing. Photobashing in particolare, potremmo dire, è una sorta di gioco al ritaglio e al riattacco, solo che fatto, diciamo, con forbice e carta fa uscire di testa le persone, fatto invece con i moderni mezzi tecnologici consente di prendere una foto o una serie di foto e realizzare dei design assolutamente fotorealistici. Io lo faccio con la forbice e la colla. Esatto. Carissimo Carlo, siamo però arrivati proprio alla fine, alla fine. Sì, posso chiudere l'ultimissima cosa? Scusami Stefano, mi sono preso lungo. No, volevo dire che è un corso che si chiama Concept Art per videogiochi, ed è giusto così perché il focus è esattamente quello, ma la Concept Art è una cosa che praticamente indugia e sta alla base di, francamente, qualunque tipo di produzione ci sia in giro oramai. Quindi anche chi volesse, come dire, avvicinarsi al mondo della concept art, tenga sempre una mente molto flessibile, perché gli ambiti di applicazione sono veramente innumerevoli, da appunto dei videogiochi ai giochi da tavolo, che come dicevo prima sono una bomba ultimamente, negli ultimi anni, piuttosto che cinema, realizzazione di parchi di divertimento. Io per diversi anni ho lavorato in questo settore. E come dire, l'altro aspetto interessante è che in realtà nella concept art ci hanno lavorato tutti gli insegnanti che poi vi vengono a spiegare le cose, quindi quando io vi dirò non si fa così oppure è meglio fare così, non lo dico dal pulpito di una persona che l'ha letto su internet, ma ve lo posso dire dal punto di vista di uno che l'ha realizzato. E se volete andare da qualche parte, ci sono anche alcune mie opere che sono state create a partire dai miei disegni su strutture molto 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 grandi. Vi faccio un esempio, il parco Fico, che a Fico c'è un parco indoor che è stato aperto l'anno scorso, si chiama Luna Farm, tutti i personaggi sono stati creati da me. Piuttosto, se andate a Cinecittà World, che è un parco a tema cinematografico a Roma, uno dei portali di una delle aree di attrazione l'ho realizzata io.
tra l'altro non sapendo nemmeno che poi questo progetto fosse stato realizzato, però sostanzialmente quello che mi preme sottolineare è che il lavoro del concept artist non è limitato in alcun modo. Più rimanete aperti dal punto di vista mentale rispetto alle occasioni di lavoro che ci sono e vi dicendo, più sarà facile anche riuscire per voi a inserirvi lavorativamente come concept artist. L'altra cosa, sono bellissimi i giochi AAA, però ci sono veramente un'infinità di software house molto piccole che cercano nuovi concept artist, nuovi disegnatori e realizzatori per applicazioni magari mobile, che sono dal punto di vista produttivo meno costose, ma sono, tantissime in fermento continuo e che sfornano continuamente nuovi giochi e quindi hanno necessità di nuove figure professionali. Scusami Stefano. Tranquillo. Tanto tu sai che io ho il potere di escluderti dallo streaming come con uno scettro, con un segnato da te, ma reso in 3D da Eleonora Remigi, che a questo punto con cui tu ti scuserai in diretta, perché io esatto. Ciao Eleonora. Ciao Eleonora. Tra l'altro Eleonora, anche lei ha partecipato alla creazione del parco di cui parlavo prima, quindi direi anche 12 mani, perché sostanzialmente sì. Un'altra cosa, non aspettatevi di fare tutto il lavoro da solo, lavorerete sempre in team con persone meravigliose come Eleonora, talvolta, altre volte con persone meno brave e con cui si lavora meno volentieri, però sostanzialmente è un lavoro di gruppo. Io non ho lavorato a questo parco, quindi inizio a fare riferimenti. Io, Carlo, devo salutarti, perché no, non andremo più avanti. Ti ringrazio un sacco, come sempre, e buona giornata. Noi invece siamo insieme ad Eleonora Remigi, presentazione del corso di 3D Artist. Eleonora, ti lascio la parola, dovrei andare un po'. Sei preparatissima, ce la puoi fare. A fra pochissimo. Ciao Eleonora. Ciao e buongiorno a tutti. Sono qui per parlarvi del corso di Game 3D Artist. E quindi, innanzitutto, parliamo un attimino di a per chi è rivolto questo corso. Questo corso è rivolto sia, per, come dice il nome stesso, per chi è appassionato di videogiochi, quindi tutti i gamer, tutti gli appassionati che magari amano l'aspetto estetico, l'aspetto grafico, e chi comunque ha questa predilezione artistica, creativa, che è interessato a magari ad approfondire un aspetto più digitale, più moderno, più innovativo. Quindi è abbastanza ampio come target, diciamo, di interesse. Definiamo un attimino cos'è un 3D artist, prima di addentrarci nel mondo, nel settore in maniera più approfondita. In generale possiamo dire che un 3D artist è una persona che crea, gestisce risorse in tre dimensioni, quindi non si lavora più su carta, ma si lavora su uno spazio digitale a tre assi, mettiamola così. Questi asset possono essere appunto creati per immagini, magari fotorealistiche, come conosciamo dei render molto realistici, o più toon, comunque in base allo stile, comunque dei render, dei flussi video, possiamo benissimo vedere il cinema, la cinematografia, insomma, anche stampe 3D, ultimamente negli ultimi anni si è veramente molto, molto aperto anche l'aspetto 3D in quest'ambito, quindi modellini più o meno grandi, più o meno piccoli, e per il nostro caso, quindi nell'ultimo caso noi ci occuperemo di quest'altra categoria, relativo ad asset con finalità per esperienze real time. Real time dico esperienze con il calcolo in tempo reale. E quindi in realtà è gaming sì, ma anche tipi di esperienze come possono essere realtà virtuale, eccetera, eccetera, insomma, interazioni ad ampio spettro, perché comunque la pipeline resta comunque piuttosto simile. Quindi noi per semplificare parleremo di game, di gaming, però in realtà i campi di applicazione sono molti, si stanno tra l'altro sempre più ampliando perché è un settore in grande espansione.
Benissimo. Detto questo, un 3D artist quindi ha competenze sia tecniche sia artistiche. Artistiche ovviamente è un 3D artist, quindi ha tutto l'aspetto, diciamo, creativo, artistico, è proprio di questa figura, ma in più ha delle competenze prettamente tecniche che riguardano appunto il suo mondo. Il mondo del lavoro è un mondo digitale, un mondo in tre dimensioni, ha dei software abbastanza specifici e abbastanza tecnici da dover saper utilizzare, quindi la parte tecnica è molto molto importante, tanto quanto la parte artistica. È una figura ibrida, diciamo, nel nostro mondo di creazione di videogiochi. Quindi le competenze di un 3D artist sono di più natura, quindi sicuramente c'è l'aspetto tecnico che riguarda i software al plurale, sono numerosi, sono vari, ognuno poi ha delle caratteristiche, diciamo, che copre un determinato aspetto del nostro flusso di lavoro, della nostra pipeline, e interagiscono tra loro molto spesso. Noi andremo ad utilizzare i software, diciamo, più comuni, più conosciuti all'interno del mondo dei videogiochi. Non ci sono solo quelli, quindi la cosa più importante rimane sempre quella di imparare il metodo, di capire perché si fanno certe cose, come approcciare certe situazioni, perché poi utilizzando i software che utilizzeremo noi, che sono, diciamo, i più comuni, ma non è detto che poi si andranno ad utilizzare quelli nel mondo del lavoro, quindi la cosa sempre più importante resta il metodo, capire come fare, per come approcciarsi, perché fare questa cosa qui. E quindi la parte tecnica rimane molto molto importante. La parte artistica invece è l'aspetto, quello poi alla fine di come viene reso il nostro asset, il nostro oggetto, il nostro personaggio. Possono essere moltissimi ambienti totali, oggetti singoli, edifici, veicoli, armi. Ci sono anche gli artisti che si focalizzano proprio sull'aspetto delle armi. Tutti questi asset, questi aspetti appunto, devono essere resi in maniera verosimile, devono essere resi in maniera, sì, vedendolo all'interno del nostro videogioco deve sembrare quello che vogliamo rendere, quindi ci vuole comunque un aspetto artistico molto molto forte. Quello che fa un 3D artist è prendere i bozzetti che arrivano dal concept artist, quindi il 3D artist arriva dopo il concept artist, e ha in mano i vari bozzetti, le varie idee che ha messo su carta il concept artist, e il compito del 3D artist è quello poi di prendere l'idea e tramutarla in 3D, di tramutare l'oggetto in tre dimensioni, quindi più fisico, più, diciamo, anche più reale, tra virgolette. Quindi comunque il 3D artist deve saper rendere, quindi deve saper leggere i volumi, leggere le linee, mantenere le proporzioni, in modo che poi quando l'oggetto, l'asset in generale, diciamo, viene reso, è simile a quello che ci è stato dato in precedenza dal concept artist. Non è che possiamo creare tutt'altro, anche perché c'è uno stile, c'è uno studio dietro, e il 3D artist deve saper leggere e mettere a frutto tutto questo. Quindi la parte artistica è fondamentale, è veramente fondamentale. A questo poi si aggiunge, come dicevamo un po' all'inizio, una spiccata abilità di lavorare in team, di lavorare in gruppo. Perché al di là magari appunto della creazione del proprio portfolio, che ci sta, è un lavoro più privato, più relativo alle proprie aspirazioni, ai propri interessi, quando si lavora all'interno di un team si potrebbe lavorare con anche più artisti 3D intendo, e quindi bisogna saper comunicare in modo efficiente, si dovrà con ogni probabilità lavorare con un concept artist, quindi la comunicazione è veramente molto molto importante anche, e quindi si crea tutta una serie di meccaniche, di abilità che appunto ci permette di lavorare all'interno del nostro gruppo come
una persona che dà il proprio contributo poi al prodotto finale, al risultato finale. Questo è fondamentale per poter lavorare bene, bene come 3D artist. Quindi, dicevamo, la parte, diciamo, di aspetto del gaming è molto importante. Oltre all'aspetto quindi tecnico, artistico, noi ci focalizzeremo sul ramo del gaming e quindi ha delle caratteristiche e delle competenze, caratteristiche specifiche. Il gaming, rispetto magari a molti altri ambiti 3D, ha delle caratteristiche proprie, ossia la possibilità di mantenere la potenza di calcolo il più bassa possibile, essendo esperienze real time, quindi i calcoli avvengono in tempo reale, quindi avviene un'azione all'interno del nostro videogioco, avviene una situazione, avviene un'interazione in generale, questa deve essere letta in tempo molto meno di un secondo e deve succedere la conseguenza, che però appunto deve avvenire e deve far partire questo tipo di situazione successiva alla scelta del giocatore, anche questa in pochissimi istanti. Quindi l'abilità del 3D artist è quella di creare degli asset verosimili, degli asset realistici, degli asset convincenti soprattutto, e deve saper renderlo in modo pulito, in modo ottimizzato, in modo appunto che sia leggero, in modo che non vada ad appesantire poi l'engine di gioco, la capacità di calcolo. A tutti capita, e sarà capitato giocando, di trovare delle situazioni dove si frizzano il freeze di certe situazioni, o magari il frame rate comincia un po' a traballare, va a scatti e quindi tutto si muove in modo poco fluido. Ecco, questo tutto ciò si deve cercare di evitare. Per fare ciò, quindi, bisogna pianificare un approccio, diciamo, minimal, ma nel senso di saper rendere con i minori poligoni, vertici possibile, ciò che vogliamo poi rendere. Questo proprio per poi ottimizzare l'esperienza di gioco, un gioco fluido, un gioco che funziona bene, ci permette proprio anche di apprezzarlo di più, e il 3D artist ha un compito molto importante. Non è unico, ci sono i programmatori, ci sono i game design, ci sono tutta una serie di altre figure che fanno parte poi della creazione del prodotto finale, però comunque il 3D artist deve impegnarsi al massimo per saper creare e rendere degli asset puliti che non vadano ad appesantire, e questo quindi comporta un approccio di un certo tipo, delle conoscenze di un certo tipo, dei trucchetti, diciamo, che in realtà trucchetti non sono, che però permetta poi di rendere un asset anche che sembri super dettagliato, ma che in realtà alla fine a livello di potenza di calcolo in realtà sappia essere leggero, sappia funzionare all'interno del nostro mondo di gioco. Quindi questo è il compito principale per un game lo sottolineo, 3D artist. Quindi ci tengo comunque a precisare che il corso non necessita di alcun tipo di esperienza pregressa. Noi partiremo dalla base, più base, partiremo proprio dall'interfaccia dei singoli software e man mano andremo ad approfondire, ad inserire sempre più strumenti e approcci sempre più avanzati, in modo poi da poter arrivare ad avere un portfolio da 3D artist completo, in modo poi da poterci approcciare all'industria dei videogiochi, insomma al mondo del lavoro in generale, da professionisti. Quindi diciamo che lo scopo è proprio quello di preparare questo tipo di figura. Ci tengo anche a sottolineare, perché questo molto spesso viene chiesto, non è necessario saper disegnare. Un 3D artist non è necessariamente un buon disegnatore. C'è chi sa anche disegnare, chi magari è stato concept artist e poi si è spostato,
però non è necessario. Ci sono ottimi 3D artist anche riconosciuti a livello internazionale che non sanno disegnare, non sanno realizzare i propri bozzetti, prendono bozzetti da altri, come normalmente avviene, e poi li sanno rendere in maniera efficiente, efficace, molto molto interessante nel mondo del 3D, nel mondo quindi del nostro videogioco. E questo quindi è ciò che conta, non è assolutamente necessaria un tipo di esperienza di disegnatore prima. C'è chi lo sa fare e chi no, non è assolutamente necessario per la figura. Allora, a questo punto vorrei parlare un attimino degli argomenti che tratteremo nel nostro corso. Quindi, se ci riesco, provo a condividere lo schermo. Vediamo cosa succede. Io ci sono. Ah, ok. Ok. Posso fare? Sì, sì, compare, solo un secondo per l'aggiunta, eccoci. Ottimo, grazie. Tutto in diretta, benissimo. E volevo parlare un attimino degli argomenti che tratteremo all'interno del corso. Quindi partiremo immediatamente con l'aspetto, diciamo, più artistico, quindi la capacità di leggere un bozzetto. Noi non andremo a realizzare questi tipi di concept, ma li tratteremo in modo da poterli analizzare. Quindi cercheremo di ragionare sulle forme, cercheremo di ragionare sulle linee, sulle proporzioni, in modo poi da poterle rendere. Questo è un'analisi necessaria da fare fin dall'inizio, in modo poi da poterci approcciare al meglio. Adesso, questo è un altro concept. Come potete vedere, in realtà i due concept sono abbastanza diversi. Non è detto che ad un 3D artist arrivi un livello di dettaglio così, così avanzato, anzi questo è molto molto buono, ma molto spesso magari appunto arrivano delle idee più rough, qualcosa che per forza non deve essere super super rifinito, deve dare l'idea, l'importante è questo, che dia un'idea molto chiara. Quindi la parte iniziale si rivolgerà appunto a questo aspetto, la capacità di leggere ciò che ci arriva, la capacità di tradurre poi in 3D ciò che ci viene fornito dal punto di vista artistico e di bozzetto. Poi, più o meno in concomitanza, cominceremo invece con la modellazione vera e propria, quindi partiremo con l'apprendere, perché anche questo è un piccolo passaggio necessario, come muoversi e come interagire all'interno di uno spazio 3D, che non è più uno spazio su carta bidimensionale, ma diventa a tre assi, quindi anche sapersi muovere, saper rendere un oggetto o un asset in generale al meglio nelle tre dimensioni, è anche questo un approccio da apprendere. E qui ci focalizzeremo quindi soprattutto sui poligoni, sui lati, sui vertici, che poi creano la nostra, diciamo, gabbia, sembra una gabbia, ma in realtà è il nostro modello, e con tutte appunto le caratteristiche che ci sono state fornite dal bozzetto. Questo è un altro esempio di, come potete vedere, in realtà, sebbene poi il risultato sia piuttosto elaborato, il bozzetto ha una conta poligonale non è così alta. A questo punto poi andremo parlando un po' di un altro tipo di modellazione che va per la maggiore in questi ultimi anni, che è la scultura digitale, lo sculpting. E questo è un tipo di modellazione diversa, non ragiona più a poligoni, vertici e lati, ma è molto più naturale, diciamo, molto più simile a quello che un artista farebbe con un blocco di creta, un blocco di plastilina, e si mettesse a creare poi tutti i dettagli, tutte le caratteristiche proprie di un modello veramente molto molto dettagliato. Come potete vedere, il livello di dettaglio in questa fase di lavoro è molto molto alta. Tuttavia, alla fine di questo processo, non possiamo poi andarlo a utilizzare il modello così com'è, perché questo modello è carichissimo a livello poligonale, è fitto, 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 e almeno per adesso, poi magari tra qualche anno parleremo d'altro,
però almeno per adesso prendere questo modello così carico e portarlo all'interno del nostro engine di gioco basta, non funzionerebbe più il gioco probabilmente, perché sarebbe troppo troppo denso. Quindi cosa succede? Succede che si creano due versioni, diciamo, dello stesso asset, uno in low poly, quindi in basso, con un basso conteggio poligonale, e uno invece in high poly, quindi molto dettagliato. L'high poly avviene dallo sculpting, ed è dalla scultura digitale, ed è carico di dettagli. Mentre la low poly, il basso conteggio poligonale, è molto, molto più basso, è quello che poi noi andremo effettivamente ad utilizzare all'interno del nostro engine, perché è pulito, è minimo, eccetera, eccetera, però non ha i dettagli del primo. Quindi impareremo anche a creare quel processo di passaggio, di trasferimento delle informazioni dall'high poly, dal modello dello sculpting alla low poly, quello che andremo ad utilizzare. Questo processo si chiama, nel nostro settore, baking, che alla fine è una sorta di cottura vera e propria delle informazioni di high poly, quindi alto il conteggio poligonale, verso un conteggio poligonale più basso e più vicino al nostro mondo di videogiochi. A questo punto poi partiremo con il texturing inteso non soltanto il colore che andiamo a dare al nostro modello, quindi la pelle rosa, il vestito rosso, eccetera, eccetera, ma andremo proprio a ragionare sul tipo di materiale, perché anche se fosse bianco, un legno bianco, una plastica bianca e un ferro dipinto bianco, sono tre materiali molto diversi, hanno un aspetto molto diverso, anche se magari fossero tutti e tre bianchi. E quindi questo sarà il passaggio che si fa con il texturing, ovviamente con tutti gli strumenti specifici del caso. Anche qui, insomma, il passaggio da modellazione poi a estetica, ad aspetto estetico del modello, per renderlo realistico. A questo punto poi andremo ad entrare nel nostro engine di gioco. Già dal primo anno faremo un primo approccio con questo nuovo strumento, che sarà poi la nostra base su cui andare poi a costruire il nostro gioco, il nostro videogioco. È molto importante quindi sapere utilizzare anche questo software, perché la gestione degli asset in maniera finale, perché qui è dove si va a finalizzare il modello con le texture, come saperle rendere al meglio, come creare magari anche gli shader, che sono, vabbè, lo vedremo, è questa la piattaforma. Quindi è molto molto importante anche avere già fin dall'inizio un primo approccio, che poi andremo a dettagliare, ad approfondire con il secondo anno. E quindi qui possiamo vedere effettivamente già delle prime scene real time all'interno del nostro engine. Credo che posso uscire dalla condivisione schermo. Top screen, vediamo. Ok, perfetto, sono tornata. Quindi un attimino parliamo anche dei software velocemente. Per quanto riguarda la modellazione, quindi quella più standard, utilizzeremo Autodesk Maya, che è il software effettivamente nel nostro settore quello più comune, non è solo ovviamente, ma è quello più utilizzato nell'industria. Andremo poi a lavorare con ZBrush per quanto riguarda lo sculpting. Questo non dico che sia un monopolio, ma è quello stra più utilizzato in assoluto negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece la parte di texturing, faremo un accenno a Photoshop, perché comunque è uno strumento molto vario, molto versatile, che male non fa. Un po' l'interfaccia, un po' sapere degli strumenti, male non fa mai. E poi andremo a parlare di software specifici della nostra categoria. Quindi partiremo con Substance Painter, che avremo il nostro modello 3D su cui andremo ad applicare poi i vari materiali, e poi di Substance Designer, che è uno strumento più avanzato e ci permetterà di creare proprio delle texture ad hoc specifiche in base alle nostre esigenze, in modo proprio da avere degli asset e delle situazioni uniche, perché le avremo create noi all'interno di questo strumento. Utilizzeremo, come penso avete già visto all'interno dello screen, Unreal Engine per quanto riguarda l'engine di gioco, e completeremo il tutto con l'utilizzo di Marmoset Toolbag, che è un motore di render
molto simile al real time, molto vicino, anche piuttosto di facile utilizzo, che completa molto bene questo tipo di questo gruppo, diciamo, questo piccolo esercito di software. Quindi lo scopo poi finale del corso, come vi dicevo, è quello poi di andare a creare un portfolio da 3D artist. Ho quasi concluso, sto concludendo. No, sei perfetta, non ho nulla da eccepire rispetto a prima, scherzo, okay. Ovviamente, vai per la conclusione. Sì, concludo dicendo che lo scopo del corso è quello appunto di presentare un portfolio da 3D artist, quindi di poter entrare nel mondo del lavoro con questa figura all'interno di questo, nel mondo del lavoro con questa qualifica, quindi sarà professionale, con i propri lavori realizzati durante il corso dell'anno presentati in modo professionale. E quindi niente, due volte alla settimana, giusto? Il corso dura 2 anni. E niente, sicuramente è molto, molto intenso, perché c'è moltissimo da affrontare, da parlare, da approfondire dal punto di vista sia artistico che tecnico, e c'è tantissimo da fare. Quindi ci vuole tanta passione, però è bellissimo. Grazie mille, Eleonora. Grazie anche e soprattutto per la parte di condivisione con quelle immagini strepitose. Noi ti salutiamo e invitiamo i ragazzi del... Ciao, ciao Eleonora, del gruppo di Music Production, ed ecco, aggiungiamo pian piano lo streaming Alessandro Moro. Ciao Alex. Ciao, ciao Stefano. E aggiungiamo anche Francesco Scarpa. Ciao Francesco. Che forse non ci sente, o forse ha il microfono spento. Beh, intanto diciamo possiamo iniziare noi. Alex, corso di music production, e diciamo, come dire, diventa biennio, perché non è solo la fusione, come dire, dei due corsi precedenti. Noi vediamo di... Ciao Francesco, ci senti? Ciao, ciao, vi sento. Perfetto, eccoci, perfetto. Due parole solo, poi vi lascio, come dire, via libera per la presentazione del corso di music production, che diventa biennio, quindi, come dire, diventa un bel po' più che maggiorenne, implementa una quantità di materie. Devo dire, il corso è davvero potentissimo, è una bomba. Quando mi avete mandato la brochure con tutta, come dire, le linee guida del corso, devo dire che, insomma, quando lo spieghi e lo fai vedere agli allievi, devo dire che anche i più esperti, anche quelli che ci maneggiano da molto tempo, strabuzzano gli occhi molto felicemente. Io mi tolgo dallo streaming, vi lascio la parola, vi ricordo che siete a conclusione del quartetto dedicato a videogame, e avete circa una trentina di minuti, ci rivediamo alla fine. Se avete qualche cosa da condividere, io rimango in ascolto in segreto. A fra poco, ciao! Ciao. Allora, Music Production, sì, come diceva giustamente Stefano, il corso si è allargato ed è diventato biennio, e giustamente unisce i due corsi precedenti, quindi Music Composition e Sound Design, ma non si limita a unire questi due corsi, bensì offre, diciamo, un programma molto più espanso. Infatti si concentrerà sulla produzione musicale, quello che riguarda la produzione musicale a tutto tondo, quindi offrendo tantissimi sbocchi lavorativi, perché si parlerà sia della produzione musicale dal punto di vista discografico, okay? Quindi l'industria musicale, come effettivamente si produce musica per le radio al giorno d'oggi, ok? Dopodiché si concentrerà anche in altri ambiti, ovvero la composizione di colonne sonore programmate appunto per il cinema, per le serie TV, per i documentari e anche per i videogiochi. Quindi si tratterà anche il concetto di musica adattiva, ovvero una musica che non ha un inizio e una fine, ma si adatta, diciamo, alle scelte prese dal giocatore durante il gioco, quindi una musica mutevole
che non va solo composta, va anche implementata. Poi magari farò un esempio di questa cosa. Dopodiché, ovviamente, si passa anche al beatmaking, ok? Che effettivamente oggi beatmaking e produzione musicale hanno moltissime cose in comune. Diciamo che hanno dei passaggi stilistici e compositivi in comune, effettivamente. Sono due cose diverse, ma molto, molto simili per alcuni aspetti. E, naturalmente, due insegnanti, perché io mi occuperò della parte composition, ecco, quindi di tutto ciò che concerne la stesura del brano, la composizione, l'adattamento e l'arrangiamento, ok? E naturalmente dopo ci sarà la ricca parte di tecnico del suono e di sound, per l'appunto, gestita dal Prode Francesco, qui presente, dove si tratteranno effettivamente tutti i temi legati non più alla lavorazione dell'arrangiamento, ma proprio da un punto di vista più sonoro, ok? Francesco, ti lascerei la parola, diciamo che sinteticamente quello che faccio è questo, poi magari farò vedere degli esempi. Spero che abbiamo un arbitro del tempo, perché non... Allora... E la parte mia si riguarda tutto ciò che è la materia di tecnico del suono, cioè insegnerò in questo corso alle persone a diventare un sound engineer in senso ampio del termine, cioè ci saranno degli obiettivi durante questi anni e uno diciamo in comune a tutti, ovvero imparare ad utilizzare i vari software che permettono di realizzare un prodotto, un qualsiasi disco che trovate negli scaffali di negozi, ecco, impareremo a diventare dei tecnici del suono, quindi a prendere, diciamo, sostanzialmente, se dobbiamo fare un esempio pratico, noi prendiamo i lavori che Alex insegna a fare a livello compositivo e li trasformiamo in un prodotto professionale e vendibile e distribuibile nelle varie piattaforme che poi andremo ad affrontare, cioè potremo per una base musicale pop, per una base trap, per un qualcosa di questo genere, creare proprio un mixaggio audio da mettere poi il brano in Spotify, negli store, anche in vendita su CD, se si userà ancora, ok? Oppure prepareremo anche il file da inserire all'interno del videogame, o anche le sezioni effetti, perché è una cosa che vedremo, cioè le sezioni proprio di effetti sonori, quindi i vari suoni che all'interno di un videogame ci sono, gestiremo la colonna sonora, avremo anche, diciamo, le parentesi di broadcasting, cioè tutto ciò che di doppiaggio, tutto ciò che riguarda proprio l'audio in generale. Ovviamente poi andremo a concentrarci su alcuni temi e andremo a imparare, aspetta che faccio magari una condivisione, vediamo se riusciamo a condividere il mio schermo e magari Alex mi dirà se ci sono riuscito, vediamo un secondo solo, e qui vediamo qua. Vediamo se si vede qualcosa, dovremmo forse... Ci mette un po' di tempo, eccolo là, perfetto. Sì, ecco. Vediamo dei plugin, Alex? Sì, certo, ecco, bene. Anche belli. Vedete questi strumentini qua? Ecco, questi strumenti qua saranno, diciamo, parte abbastanza principale dei nostri argomenti. Impareremo che cos'è un equalizzatore, che cos'è un compressore, come si usa una DAW, useremo Pro Tools, impareremo a mettere le mani su Cubase. Vi darò una formazione abbastanza completa perché, diciamo, non usciate prettamente a memoria, diciamo, con un solo ambiente di lavoro, ma abbiate la logica di adattarvi, di essere capaci di lavorare con tutto, perché nel 2020 questo è richiesto. Sì. Inoltre, vabbè, a parte tutti questi bei strumenti che vedrete, poi ci saranno delle prove pratiche che farete anche in studio di registrazione, dove toccherete con mano realmente degli outboard veri, e anche qui, se adesso il mio schermo non fa casino, intanto che parlo, vi lascio delle immagini che ho preparato, diciamo, di qualche bellissimo stage di corso. Dovrebbe vedersi questa cosa, corretto? Scusa se ti interrompo un attimo, Francesco. Vede Alex? Sì. Al momento no, vediamo una schermata nera, ecco, però se vuoi magari
Ok. Di mettere magari la condivisione. Adesso dovreste vedere, giusto? Okay. Esatto. Adesso dovrei... Io non la vedo, ma va bene. Non è un problema. Adesso dovrei ritornare a condividere. Ah, aspettate un attimo, forse... Eccoci qua, guarda, solo due secondi, dovremmo ritornare. Qui vedi le cartelle, vai, prego. Vediamo un attimo se con VLC si vede la condivisione. Perfetto. Ok, perfetto. Allora, dicevo, intanto che mando questo filmato, dicevo che ci saranno anche, appunto, come state vedendo con gli allievi di, proprio del precedente corso, ci saranno delle prove pratiche in studio dove poi metterete mano realmente a ciò che imparate virtualmente ad utilizzare, appunto, con strumenti come plugin e altri strumenti a computer, imparerete a mettere mano veramente su macchine vere e anche a contatto realmente con musicisti veri. Mm-hmm. Ok, quindi e dopo ci saranno tantissime altre nozioni di questo corso. Cioè, un'altra cosa che non ho detto la scorsa volta è che, ad esempio, affronteremo tutto il comparto hardware di un computer, quindi come imparare anche a gestirsi una macchina, a costruirsela, a selezionare i pezzi, a capire tutto ciò che offre questo mercato, quindi prodotti in vendita. Cioè, ci saranno una strage di cose. Cioè, adesso anticiparle tutte, onestamente, 10 minuti è proprio riduttivo come non so cosa. Diciamo che comunque, come si diceva prima, ci si concentra su moltissimi sbocchi lavorativi. Chi esce da questo corso sarà preparato in modo professionale a praticamente tutto ciò che concerne la musica oggigiorno, quindi produttore musicale, tecnico del suono, arrangiatore, compositore di colonne sonore, beatmaker e via discorrendo. Quindi in verità diciamo che poi non sono degli argomenti che non hanno nulla in comune tra di loro, ma sono tutti effettivamente collegati da punti in comune, da un modus operandi, diciamo, che ok, varia magari se io devo arrangiare un brano per un artista pop o devo comporre la colonna sonora di un videogame, naturalmente sono due mondi a parte, però effettivamente metodi di lavorazione, cose del genere, sono abbastanza univoci, quindi effettivamente sì. Infatti, molte nozioni saranno base, poi ovviamente ci saranno degli argomenti un po' più ampi, un po' meno, però comunque sia ogni argomento, diciamo, poi è utile per capire le varie sezioni del corso, ok? Mm-hmm. E si interlaceranno, cioè saranno interconnessi tra loro, ecco. Un'altra cosa, diciamo, che è abbastanza importante è che quello che noi ci teniamo a offrire è proprio riuscire a, diciamo, uscire da questo corso che le persone sanno lavorare. Questo in sintesi è la cosa essenziale, cioè non vendere molto fumo, molte chissà cosa, ma proprio ci sarà infatti molta pratica. Infatti i ragazzi sono stati già molto contenti, appunto, perché cioè metti proprio le mani dentro la musica ed è una roba diciamo che l'importante è proprio il fatto di uscire e riuscire già a orientarsi nel mondo lavorativo, nel mondo professionale, che effettivamente ci sono proprio dei trucchetti, delle cose particolari che uno oggigiorno dovrebbe sapere, anche perché i ragazzi devono uscire e saper affrontare un mix, che è una cosa che noto che non succede quasi mai. Esatto. Anche quando viene qualcuno a fare qualche prova di lavoro da me, eccetera, eccetera, cioè la cosa che noto è che usciti da queste situazioni, cioè le mani sulla realtà non ci sono. Quindi che cos'è questo? Cioè tutte cose che invece dovrebbero dar scontati, anche l'autonomia è una roba che voglio insegnare, cioè a me piacerebbe che le persone che escono, cioè riescano già a ingegnarsi poi da loro, ok, e abbiano la capacità già da soli di iniziare a costruire il proprio percorso poi lavorativo. Okay? Quindi proprio, infatti avremo anche delle nozioni anche di marketing, ci sono altre piccole chicche che il corso ha all'interno che vanno un po' anche oltre la materia.
anche il discorso che dicevo io, quello di insegnare un po' la struttura hardware di un computer, quindi un assemblarsi una macchina, un comprare gli elementi, cioè sono tutte cose che a livello pratico servono tantissimo, perché tu esci, ci sono persone che escono e non sanno quasi manco comprarsi una schedina audio, cioè sono cose... oppure comunque non sanno leggerne le caratteristiche, e questo comunque è un concetto che impareremo in teoria, ad esempio, anche la teoria comunque sarà importante, ma tutto sempre al fine di formare una professione. Diciamo semplicemente che chi uscirà da questo corso avrà la possibilità di essere praticamente completamente indipendente, nel senso che effettivamente oggigiorno un produttore musicale è un termine che vuol dire tante cose. Diciamo che oggigiorno nel 90% un produttore musicale è completamente autonomo e compone, fa da tecnico del suono, fa un sacco di cose. Diciamo che la figura dell'arrangiatore e del tecnico del suono, che fanno solo arrangiatore e tecnico del suono, stanno un pochino sparendo proprio per questo motivo, diciamo. Sì, anche per, ovviamente per problematiche di budget, ovviamente analizzeremo le situazioni, chiaro, sia quelle positive che negative, però in effetti il punto fondamentale sarà il passo coi tempi, e quindi per quello, cioè, questo corso in effetti mira già, forse vede addirittura un po' più avanti già, cioè nel senso che mira proprio a formare, diciamo, quella figura professionale nel mondo audio che oggi sta iniziando ad essere la più richiesta, ovvero, diciamo, qualcuno che ha una competenza globale. Poi ovviamente ognuno si specializza nel settore che gli piace di più, non è detto che si vada a finalizzare esclusivamente in un'unica cosa, cioè... Nel senso che non è detto che quando esci, ok, sai fare tutto e farai tutto, cioè ti specializzerai, però non sarà più, appunto, come diceva Alex, quella singola cosa distinta, cioè c'è bisogno di conoscere tutto, e se lavori autonomamente, diciamo, di sapere sicuramente tre quarti delle nozioni che verranno apprese. Esatto. Bene, a tal proposito volevo anch'io condividere lo schermo per far vedere effettivamente un po' a grandi linee un abbozzo, diciamo, di progetto. Quindi condivido lo schermo, vediamo se riesco a far vedere un po' di cose. Dico io, se si vede. Esatto. Si dovrebbe vedere. Mi vedete? Si vede tutto perfettamente, ti si sente benissimo. Benissimo, ottimo, perfetto. Allora, questa è la tipica schermata di una DAW, ok? Che è praticamente il software che fungerà dal cuore del nostro lavoro, cioè è il nostro posto di lavoro, effettivamente. Allora, questa qui è una bozza di composizione. Come vedete abbiamo varie tracce che si espandono in verticale, qui ce ne sono un pochino, sono 39, e premedito di aggiungerne altre. Ognuna di queste tracce rappresenta uno strumento virtuale che noi andremo a utilizzare. E qui abbiamo ovviamente una griglia, una timeline divisa in battute, che giustamente rispetteranno una certa metrica, dei dati battiti per minuto, e dove effettivamente si diffondono i vari strumenti, i vari arrangiamenti. Questi blocchetti rappresentano l'entrata di ognuno di questi strumenti. Ah, una cosa che ci tenevo a dire è che questo corso vale sia per chi ha già delle conoscenze nei vari campi, sì, sia per chi parte da zero. Questo è importante dirlo, perché noi faremo un percorso che partirà dalle basi fino alle nozioni più avanzate, e come ha detto giustamente Francesco, faremo molta pratica, che va più che bene. Volevo farvi vedere due cose. Allora, ognuno di questi strumenti è effettivamente uno strumento virtuale, come per esempio qui abbiamo una
una sezione d'archi formata da primi e secondi violini, dalle viole, dai violoncelli e dai contrabbassi. Ognuno di questi ha il suo spazio all'interno della composizione, perché come vedremo nella composizione orchestrale noi andremo proprio a creare un'orchestra virtuale, quindi impareremo come funziona un'orchestra, quindi la disposizione degli strumenti, la creazione di uno spazio sonoro, cioè noi andremo a decidere anche in che tipo di spazio suona l'orchestra, se si tratta di un auditorium piuttosto che una stanza più piccola, tutto a seconda di quello che dobbiamo ottenere. Qui, per esempio, abbiamo questa piccola sezione dove abbiamo una percussione data da ticchettì di un orologio, questo quintetto d'archi, e un violoncello che fa da solo, più altri arrangiamenti sparsi. Adesso spero che si senta, perché appena si aprono i progetti, questi sono plugin molto grossi e quindi tendono a perdere un po' di campioni per strada appena li apri. Ecco, per ottenere questo effetto effettivamente abbiamo utilizzato proprio uno strumento che emula il suono degli strumenti veri. Qui per esempio abbiamo i secondi violini, dove abbiamo le nostre varie tecniche, il legato, lo staccato, il trillo, ed effettivamente dovremmo ragionarcela come se ci fosse qualcuno che sta suonando lo strumento vero. Quindi è tutta una sorta di emulazione della realtà che noi portiamo in formato digitale, ottenendo il risultato. Naturalmente dovremmo lavorare molto anche sul suono e cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Poi, a livello arrangiativo, faccio sentire un attimo questa parte, questa qui è un po' più ricca di arrangiamenti, qui è il momento in cui il brano inizia ad evolversi un po' e andare verso una cosa molto più d'impatto, molto più hollywoodiana. Eccetera, eccetera. Qui vedremo anche la sezione percussioni, che come vedremo è una cosa molto molto vasta, senza trascurare ovviamente, dulcis in fundo, la parte legata invece di più agli effetti, per esempio questi build up molto molto creepy, ecco. Mi sente poco, alzo un po'. Quindi ci sarà una parte molto corposa anche di sound design, dove noi impareremo a generare anche questi tipi di suoni e a utilizzare anche i sintetizzatori, che effettivamente sono sempre molto molto richiesti. Cioè, nelle produzioni moderne praticamente viene fatto praticamente tutto con i sintetizzatori, compresi anche le batterie molte volte. Sì, infatti una parte del corso avrà la sezione appunto dedicata anche alla sintesi, anche cos'è il concetto di sintesi, e verranno trattati anche questi argomenti qua, che sono abbastanza, diciamo che sono veramente poco trattati, ma fondamentali, ecco. Esatto. Il concetto di sintesi è un qualcosa che poi servirà parecchio. Ad esempio, per dirvene una, se io vado a mettere uno strumento del genere, dove sei qui, ecco. Ora si carica ovviamente il plugin, perché, ecco, una cosa simile. Naturalmente adesso vedrete
un sacco di manopole incapibili, ma in verità capirete che in verità si muove seguendo uno schema molto preciso e anche molto molto intuibile. Quindi tutta questa pappardella di cavi e di pomelli vi risulterà assolutamente, cioè, molto familiare in pochissimo tempo, ecco. Hai ancora... No, no, poi posso finire qui. Ok, a questo punto io approfitto e condivido lo schermo mio, perché giustamente dall'esempio molto bello che ha fatto Alex ci troviamo, mi deve aiutare qualcuno qua e capire se... Sì, si vede, si vede. Ok, perfetto. Allora, collego, diciamo che in pratica, prendendo il progetto, la composizione, l'arrangiamento che Alex ha portato come esempio, ecco che mi arriva, ad esempio, qua in verde, vedete che sto muovendo dei fader di un mixer virtuale, ok? Mi arrivano le sezioni di viole, violini da miscelare, quindi il lavoro che impareremo a fare quando arriverà la composizione sarà proprio trattare gli equilibri, i volumi di tutti gli strumenti che Alex ci ha fornito. Poi potremo prendere un equalizzatore che adesso dovrebbe aprirsi e capiremo cosa significa schiarire il suono, scurirlo e renderlo più presente, comprimerlo, cioè regolarne le dinamiche, ovvero i rapporti tra bassi volumi e alti volumi. Cosa significa metterci un ambiente, cioè crearci una stanza, una riverberazione? Avete presente quell'effetto che sentite spesso quando siete nelle scale di un condominio, che voi parlate e la voce si propaga? Quindi studieremo tutte queste dinamiche fisiche del suono, come vengono applicate poi in un mixaggio. Quindi il discorso che facevamo con Alex prima dell'interlacciare i vari argomenti tra loro è un qualcosa di fondamentale, oltre che molto interessante, perché ci permetterà di portare a termine un discorso molto continuo. Vedremo anche le varie macchine che, come prima avete visto Alex che tira fuori un sintetizzatore, quindi comunque sia l'emulazione di una macchina fisica, esatto. Vedremo anche qui l'emulazione delle varie macchine e le varie caratteristiche, cioè che cos'è un equalizzatore valvolare, quindi una di queste macchine a valvole, piuttosto che una di queste macchine a transistor. Che differenza sul suono, che impatto sul suono ha utilizzarne una o utilizzarne un'altra? Mm-hmm. Su una voce quale utilizzo? Preferisco un tipo, preferisco un altro? Quante tipologie ci sono? Ok, quindi un'infinità di domande e un'infinità di risposte, ecco. Mm-hmm. Esatto, esatto. Beh, sì, in verità... No, no, mi aggiungo, insomma, io sono uno strimpellatore molto dilettante, devo dire, non ci si può occupare di tutto e ho troppe cose da fare, però devo dire che è molto, molto affascinante quello che fate vedere, fa venire... La registrazione è una cosa che mi sono dimenticato, importantissima, quindi... Anche... Vai pure Francesco, abbiamo un paio di minuti, se vuoi concludere. Anche la posizione di strumenti reali tratteremo, che è una roba che mi sono dimenticato, che in 10 minuti certo. Di tutto, è una roba fondamentale, cioè quindi le microfonazioni e te che sei strimpellatore... Verrai e acquisiremo proprio il tuo strumento che vedo dietro di te, ok? Ne ho svariati, ma non credo di voler, come dire, condividere questa parte con il pubblico. Amici, io, se Alex non ha altre cose da aggiungere, vi ringrazio tantissimo ancora per la collaborazione. Io vi saluto, ricordo a tutti ovviamente che noi saremo in sede domenica 6 settembre, sì. Anche se ormai è una tiritera lunga, con tutte le precauzioni, le mascherine, faremo la squadra saldatori dei Village People come insegnanti, ma saremo in sede con prenotazione obbligatoria. Io vi ringrazio tantissimo. Vi auguro un buon weekend e ci rivediamo a presto. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao altrettanto. Ciao a tutti.
Benissimo, io, beh, no, Alex si è.